Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. Ci troviamo ancora all'aeroporto di Londra, quindi speriamo che la connessione sia buona, spesso è molto buona e migliore rispetto a quella che ho a casa mia a Roma. Però andiamo a vedere subito quali sono i temi della giornata. Mi auguro che l'audio sia sufficientemente buono. Mi alzo più il microfono più in alto possibile. Un saluto a tutti quanti gli amici, sia di vedo Nadia e tanti amici che sono già in diretta su Facebook, e Barbara, ciao Barbara, Martina, ciao Lore, ciao Ignazio, che siete invece in collegamento su Facebook e su Instagram. Quali sono i temi di giornata fondamentali? Beh, intanto ovviamente il gran casino dell'intervista che, come si poteva prevedere ieri, di Renzi ha creato, ieri sul Messaggero ha detto in buona sostanza Renzi ieri, beh, la legislatura non finirà, però non è detto che finirà con Conte, insomma uno dei soliti avvertimenti di Renzi. Ira del PD e del Movimento 5 Stelle all'intervista che ha rilasciato, è il titolo del Corriere della Sera. Speranza intervistato, vi ricordo che Speranza, qualcuno di voi dice, dove sta? È ministro ed è di LeU, cioè la sinistra del PD che si è separata appunto dal PD, perché mi sembra che fosse addirittura un capogruppo del Partito Democratico, è passato con i comunisti. E insomma dice Speranza: una cosa folle stare con un piede dentro e un piede fuori dal governo. Cioè in realtà tutti quanti stanno attaccando Renzi, soprattutto i ministri di questo governo, che dicono ma che sei matto, folli. E poi andiamo sulle reazioni politiche. Su Repubblica dice: Renzi non può permettersi elezioni anticipate poiché la sua startup non ha il fiato per correre. E questo è il punto più debole forse di tutta la vicenda, perché come chiaro a tutti quanti voi, insomma, Renzi, se dovesse andare a votare, cioè tra il 3 e il 6%, e quindi voglio dire perderebbe molto del suo ruolo parlamentare. E l'altra cosa che è molto interessante è l'analisi che ha fatto Sallusti oggi sul Giornale, che dice: Matteo fa il furbo, però se facesse per davvero toglierebbe la spina a questo governo, e quindi in realtà fa il furbetto, cerca di prendere i voti dei liberali del centrodestra, ma in realtà poi non arriverà mai alla chiusura di questo governo. Poi l'altra cosa, aspettatevi, ecco, l'altra cosa fondamentale è che non ce l'hanno tutti però con Renzi. Uno di questi è Bonaccini, che è quello che va a votare, perché poi quando si va a votare le cose che dice Renzi, cioè che la plastic tax e la sugar tax e la tassa sulle auto sono una minchiata, beh insomma quando si va a votare la gente lo capisce. Il presidente uscente della regione Emilia Romagna, che si chiama Bonaccini, vuole difatti, dice ha ragione, perché con la plastic tax noi facciamo vincere Salvini. Chiaro che cosa dice? Dice che il governatore di centrosinistra, vicino, poi con politiche in realtà non così, diciamo, per intenderci tra di noi, di sinistra, da comunista, Bonaccini dice: ragazzi, ma che siete scemi? Mi fate andare alle votazioni contro la Borgonzoni con la plastic tax, le auto aziendali e la sugar tax, mi fanno un mazzo così alle prossime elezioni a gennaio. Questo è quello che dice Bonaccini. Poi tutti gli altri fanno i fenomeni, ma lui dovrà andare a votare. Tra l'altro invece i giornali oggi mettono in evidenza come ci potrebbe essere un ennesimo rinvio della tassa sulla plastica e sulle auto, che valgono 1,7 miliardi. Ovviamente, come si chiama, Travaglio ha già definito Renzi Plastic Man. E Provenzano dice una cosa, un ministro però molto intelligente nella critica di Salvini, di Renzi. Sentitela bene cosa dice oggi nei vari retroscena. Il ministro dice: ma scusatemi, avete postato le foto con Greta, avete fatto le borraccette di metallo, avete fatto quelli che il pianeta sta morendo, eccetera, e poi non volete 4-5 centesimi di tassa sulle bibite, sulle bottiglie di plastica. E Provenzano ha perfettamente ragione, siete dei cazzoni, perché se volete ancora credere alle stronzate di Greta, che tra l'altro, come ricorda oggi bene Mario Giordano, è rimasta in America perché c'è andata con la nave di Casiraghi, con la barca di Casiraghi, ma non so come tornare perché non vuole l'aereo, non vuole inquinare, eccetera, se chiedete le parole di Greta, allora non rompete i coglioni. Se veramente pensate che il mondo stia finendo per colpa della plastica, allora c'ha ragione Provenzano, prendetevi questa tassa di 4-5 centesimi che la paghino quelli che pensano che il pianeta sta morendo. Ovviamente il pianeta non muore per la plastica, muore per la nostra inciviltà di gettare la plastica in maniera non differenziata e non differenziabile. Legare quella all'aumento delle tasse è una follia, ma queste sono altre storie. Tra le altre follie io vi segnalo una cosa che è passata inosservata, tranne alla Verità, al Giornale e a pochi altri giornali. Nel decreto di riordino dei ministeri, sentite bene, toc toc,
decreto riordino dei ministeri hanno previsto 7 milioni di incrementi salariali per i dipendenti di Palazzo Chigi, dirigenti e impiegati. Io sono convinto che lavoreranno tantissimo, che sono dei bravi funzionari, eccetera, però sono anche convinto che noi italiani non ci meritiamo la tassa sullo zucchero, siamo anche convinto che noi italiani non ci meritiamo la tassa sulla plastica, sono anche convinto che noi dipendenti non ci meritiamo di avere il triplicare il prezzo delle nostre auto aziendali. Sono anche convinto che uno che ha, come ho scritto nel mio libro, le tasse invisibili, se uno ha una Ritmo Diesel non è perché gli piace, ma perché non hai soldi per cambiarla, chiaro il concetto? Eppure i 7 milioni per Palazzo Chigi saranno una goccia, ma si trovano 7 milioni nel decreto per riordino dei ministeri, perché sono sempre cosette, no, che vanno lì di soppiatto. Quindi insomma la questione economica e politica è piuttosto fluida, così come è fluido il mio gate per Roma. E, molto interessante l'analisi sul lavoro in Italia che oggi fa il Corriere della Sera: 23,4 milioni sono gli occupati in Italia, sono gli stessi del 2008 pre-crisi, ma c'è un piccolo dettaglio, che le ore di lavoro sono molto inferiori rispetto a quelle che erano all'epoca precedente alla crisi, quindi c'è lo stesso numero di lavoratori ma lavorano meno ore e quindi presumibilmente guadagnano di meno. E fa un'analisi il Corriere della Sera di come tutti quanti i decreti che sono stati fatti dal Dignità, Quota 100, Reddito di Cittadinanza sono serviti a zero, chiaro, stronzate. Una legge c'è, che non piacerebbe a quelli che scrivono gli articoli sul Corriere della Sera, è liberalizzare completamente il mondo del lavoro, che non piace ai sindacati, che non piace alla sinistra, che parla dello sfruttamento. Da una parte ci rompono le balle sui rider e dall'altra ci dicono perché ci vogliono più norme, più contributi, più leggi, più controlli, tutte cose giuste perché il povero rider è sfruttato. Poi dopo ci dimentichiamo che si lavora di meno e si guadagna di meno. Se continuiamo a pensare che il lavoro sia una norma del codice civile e non purtroppo una realtà degli imprenditori, ecco, finché continuiamo a pensare questa roba qua, sempre meno ore verranno lavorate e sempre di più gli imprenditori cercheranno di trovare gente o all'estero o in Italia per poter lavorare in maniera, diciamo, più efficiente per loro. Bene, a proposito di lavoro in Italia, all'Italia ci sono due pezzi fondamentali sull'Italia. Il primo riguarda il Corriere della Sera, l'apertura dell'economia, che ci spiega che ci sarebbero tre bozze di futuro dell'Italia, tutte con esuberi di posti di lavoro, e una di queste però prevederebbe l'uscita di Delta, che si è molto arrabbiata perché dice: quel caro commissario, ma che state facendo? O ci siamo noi o c'è Lufthansa in questa roba qui. E i commissari vorrebbero fare gli accordi con tutti e due. L'ultima notizia sull'Italia, che è la più grave, è l'apertura del Sole 24 Ore di oggi, e cioè che all'Italia brucia 900.000 euro al giorno, 900.000 euro al giorno, che mi dispiace perché poi è una compagnia a cui io sono molto affezionato e il suo lavoro è molto meglio rispetto al passato, ma il punto fondamentale è: noi ci possiamo permettere una compagnia che brucia 900.000 euro al giorno e ha già bruciato 837 milioni di euro negli ultimi 30 mesi in cui è stata gestita dai commissari? E possiamo gestirci una compagnia aerea in cui i soldi in cassa finiscono a dicembre? E quei soldi chi li paga? Quanto le paghiamo? Vale la pena? Bravo servo di Berlusconi, un coglione che mi scrive, un genio. E oggi mi sembra, a proposito di Berlusconi, parla soltanto della Pascale, come si chiama, la Verità, che in maniera, diciamo, irrituale dice come la Veronica Lario. Vabbè, lasciamo perdere le questioni, diciamo, di famiglia berlusconiana. Ultima cosa che vi segnalo riguarda il Papa e le questioni cattoliche. Intervista a Ruini, molto ma molto bella, di Cazzullo, in cui parla di tutto, del sacerdozio, dice: no, sono contrario all'idea che i preti si sposino perché noi dobbiamo dedicarci completamente a Dio, è un sacrificio. Insomma, è il prete conservatore di un tempo che resse la conferenza episcopale italiana e che oggi dice: su Salvini dobbiamo dialogare e non è quel male descritto da una parte della Chiesa. La Chiesa, diciamo, i cattolici, com'è che dice? Stupendo, la Chiesa deve dialogare con Salvini, e errore gli sacerdoti sposati e l'irrilevanza politica dei cattolici di sinistra, come dimostra il caso Umbro, in cui tuffavano tutti in maniera controintuitiva per il candidato di sinistra. E mentre tu leggi questa intervista fatta da Cazzullo, complimenti straordinari.
straordinaria. Mi sto perdendo il volo? No, ancora non me lo sto perdendo. Straordinaria nei confronti del vecchio cardinale Ruini, dall'altra ti leggi Scalfari che fa un pezzo delirante sul suo libro, che immagino sia delirante, che uscirà tra poco in edicola, forse domani in edicola insieme a Rachete. Cioè domani Repubblica c'ha due cose, l'eroina Rachete e Scalfari, non so quale dei due sia peggio dei libri. Un libro lo potete comprare, si chiama Il mio, Le tasse invisibili, spottone, aperto e chiuso, non l'avete ancora fatto numerosi, perché sennò io avrei visto decine di vostre foto, invece non mi sembra che siate numerosi nell'aver comprato il libro. 2000 oggi in questo istante collegati, cavolo, almeno 1000, uno su due il libro lo deve comprare. Comunque non comprate il libro di Scalfari, potete non comprare il mio, ma il libro di Scalfari non lo comprate, perché già c'è un disagio che io immagino, e saluto Paolo, Andrea e Renza che vedo oggi. Pensate un po' voi cosa vuol dire fare il titolista la domenica dei giornali. Uno deve fare il titolo di Scalfari, dice, ma che cacchio gli scrivo a Scalfari, che è il mio fondatore, l'amico di Francesco, titolano oggi un pezzo di terze, quando ci avrò 90 anni io, dovete abbattermi se voglio ancora scrivere, perché il danno che procurerò a tutti quelli che mi stanno intorno e che dovranno cercare di trovare un modo per fare un mio titolo sarà un disastro. E così io prego e piango soprattutto i titolisti di Repubblica. L'altra cosa che devo dire, che piango, sono i titolisti, come sempre, del Sole 24 Ore, che la domenica hanno il Max Weber de Noantri, quello che ha fatto fuori Gervasone, questo Fabbrini che scrive questi incredibili pezzi che legge lui e forse la sua fidanzata se ce l'ha. Direi che per il momento è tutto, noi ci vediamo come sempre sul sito nicolaporro.it e poi domani sera Quarta Repubblica. Un'inchiesta strabiliante su Conte, il cui conflitto di interessi sembra che non ci sia, ma noi abbiamo parlato con l'uomo che sa tutto. Domani su Quarta Repubblica e oggi ovviamente sul sito nicolaporro.it. Ciao!